questo 25 aprile 2021 vi vogliamo salutare con un'ultima proposta storica, culturale dell'Istituto Nazionale, che è una proposta decisamente peculiare perché si tratta di un gioco, il primo e unico gioco prodotto dall'Istituto Nazionale con la collaborazione e l'ideazione dell'associazione Popistori, nella fattispecie del sottoscritto e di Giorgio Uberti. Il gioco è un urban game, quindi è un'esperienza ludica che si svolge per le vie della città di Milano e che l'istituto ha promosso e voluto realizzare in occasione del suo 70° compleanno. L'istituto è stato fondato da Ferruccio Parri ad aprile del 1949 e quindi appunto Milano 45 ha visto la luce ed è stato realizzato con i giocatori, con il pubblico per la prima volta appunto nell'aprile del 2019. Il gioco, l'esperienza ha suscitato grandissimo interesse, ha avuto un ottimo successo, tant'è che l'istituto aveva già programmato una serie di repliche di Milano 45 per l'aprile del 2020, quando però poi purtroppo insomma, quello che tutti quanti sappiamo essere successo, quindi le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, ci ha costretto appunto a rimandare questi appuntamenti. Il perdurare però appunto della situazione di difficoltà pandemica ha spinto l'istituto a realizzare due altre versioni di Milano 45 che potessero essere usufruite dal pubblico e dai giocatori anche da remoto, anche dal computer, anche stando quindi a casa. È chiaro che essendo un urban game si è trattato di dover modificare pesantemente la struttura del gioco, ma entrambe le versioni per il momento stanno avendo un buon successo, un buon esito. Una è una versione che viene realizzata attraverso la piattaforma Zoom, è necessario appunto prenotarsi quando l'istituto organizza l'evento e appunto ci si collega a questa piattaforma e divisi in squadre, in gruppi, si compiono le missioni per riuscire a portare a termine lo scopo del gioco. Un'altra versione invece è disponibile per tutti, basta collegarsi all'indirizzo www.reteparri.it/milano45, non serve prenotarsi, vi collegate a questo indirizzo e potete cominciare a giocare fin da subito, è uno scenario based game, quindi un gioco a scenario in cui appunto potrete vivere le stesse avventure dell'urban game con qualcosa in meno e anche con qualcosa in più. Quindi in questo 25 aprile, oltre all'augurio di un buon 25 aprile e di una buona festa della liberazione, vi diamo anche un augurio di buon divertimento e buon gioco.